pomeriggio di nuovo alle storie del mese da banchi in versione edizione italiana, sì, il tempo non è proprio bellissimo, però ho invitato di nuovo un amico molto speciale e viene da lontano. Lasciatevi sorprendere delle storie che vi raccontiamo oggi, per cui iniziamo subito e vi presento subito il mio amico Adolfo Menardi. Ciao Adolfo! Oi Claudio, ciao! Grazie che sei venuto dalla bellissima Cortina. Buongiorno a tutti. Grazie a te di avermi invitato. No, fa piacere che hai avuto il tempo e che sei il secondo del Mesa Punk in un'edizione italiana. È un onore. Speriamo di tenere alto l'onore qui. Sì, sicuramente. Siamo in terra straniera. Adolfo, prima di iniziare le nostre storie, o le storie che ci, le domande, le storie, inizio sempre con delle citazioni. E per te mi sono scelta una, vediamo cosa mi dici. Vado in montagna più per la paura di non vivere che per quella di morire. Sulle cime più alte ci si rende conto che la neve, il cielo e l'oro hanno lo stesso valore. Non misurare mai l'altezza del monte prima di aver raggiunto la cima. Allora vedrai quanto era bassa. È una massima di vita da tenere presente, in cui ognuno poi, quando si trova in questi splendidi luoghi o quando scali una cima, ti rendi conto e devi ricordarti di queste cose. Quindi. Delle cose che sono presenti e non costano niente. Difficili da individuare nella frenesia dei giorni nostri, ma forse per uno della mia età che ha vissuto tempi spensierati da boccia in giro per i boschi e le montagne, è più facile da individuare, certi valori restano. Visto un po' che ci sentiamo un po' meglio, ecco. Dai, faccia. Adolfo Menardi, chi sei? Un montanaro, cittadino, non potrei identificarmi come cittadino, sono un montanaro nato a Cortina nel 1958, lontano, e direi sempre vissuto a Cortina. Amo il mio paese, amo le mie montagne, amo la gente che vive a Cortina. C'ho subito una domanda. Lavoro. Lavori? Sono legato a Cortina. Sei un pezzano vero, si dice così? Un pezzano vero. Si direbbe un regoliere. Cortina, i boschi del paese, il territorio, maggior parte del territorio è, diciamo, regolato dalle regole. È un'istituzione millenaria che ha mantenuto il territorio nelle condizioni in cui ce l'abbiamo tuttora, lontano dalle speculazioni, un territorio che per legge, per laudo interno è indivisibile, inalienabile, di cui i discendenti maschi hanno i diritti. E le donne? Le donne, una nota dolente di quello che è il laudo delle regole, ma tuttora in leggero cambiamento per ovviamente tutelare anche le discendenti femminili. Le donne all'interno delle regole hanno gli stessi diritti dei maschi fino a che non si sposano. Nel momento in cui si sposano perdono i diritti. Ovviamente se si sposano in regoliere acquisiscono i diritti del maschio, quindi la bilancia è sempre in pareggio, mentre se sposano un foresto, tra virgolette, perdono i diritti. Stride un po' con i nostri tempi, ma se hanno resistito mille anni c'è un fondo di saggezza. Resisteranno fuori mille anni. Adolfo, cosa
significa per te Cortina? Ho detto prima, Cortina significa casa, significa che quando mi alzo la mattina apro le persiane e dico sono fortunato. Lavorando nel turismo vedo un sacco di gente, gente che viene dalla città, viene da altre parti del mondo. Tutti però quando si fermano e si prendono qualche minuto, si guardano attorno, dicono l'incredibile bellezza. The Queen of the Dolomites, si dice. Si dice, le Dolomiti sono tutte belle, sì. Le Dolomiti sono cose incredibili, in qualsiasi angolo tu lo vai a vedere. Cortina ha la particolarità che da qualsiasi parte che ti giri c'è questo bellissimo quadro. Non hai solo uno scorcio, ma è un 360 gradi. Adolfo, voi avete un rinomato ristorante. Tu eri race director alla Coppa del Mondo, hai fatto un mondiale, sei stato allenatore e adesso sei presidente dello Ciclo. Se oggi alla panchina ti dico tutte queste cose, non sei un po' orgoglioso di dire, sai quando uno te lo dice così? Io, se mi dici tutte le cose assieme, poi uno dice va, però qualcosa ho fatto. Cosa abbiamo fatto, sempre senza arroganza, tra virgolette, però fatto anche con estremo, il lavoro nel turismo ovviamente era anche una necessità, mentre le altre cose nello sport sono state proprio dettate dalla passione, dal cuore. E forse anche del legame degli esseri di Cortina, per creare. Sì. Il tutto è sempre stato visto, per essere un ingranaggio di quello che può essere il sociale, perché ovviamente quando raccogli tanti ragazzini devi lasciare qualcosa, devi tracciare una strada, e soprattutto in questi periodi in cui tutti hanno sempre da fare, le famiglie comprese, sì. È molto importante che la crescita di questi ragazzi sia un po' guidata dagli allenatori, dal clima di cameratismo che si può essere nelle club, dai valori, contatto umano, le regole che nello sport nessuno messe lì a caso, regole che vanno rispettate, è un cronometro che dice sempre la verità. Noi adesso ci conosciamo già da tanti anni e abbiamo anche fatto tante cose insieme, però tu sei anche un esperto di vini, appassionato di vini, e bisogna anche dire il vostro ristorante Baita Fagna, facciamo anche un po' di pubblicità per l'aiuto. Andateci. Cosa vuol dire il cibo per te? Il cibo, ovviamente il cibo è importante. Nell'arco della mia vita lavorativa il cibo anche ha subito dei cambiamenti, no? La cucina stessa ha subito dei cambiamenti. Per me il valore del cibo è attaccato alla genuinità del cibo, molto più adesso di quello che poteva essere 30 anni fa o 40 anni fa. Forse allora era un po' più scontato che il cibo fosse genuino. Adesso c'è sempre più difficoltà ad avere dei prodotti del territorio che possano non essere contaminati. Qui se vedo giù le mucche che pascolano, ho visto prima un orto con letame, tante cose che fanno mantenere sul territorio la genuinità. Purtroppo adesso sono abituati a mangiare di tutto in tutte le stagioni. Quindi dico anche nella nostra attività cerchiamo per quanto possibile di usare cibi genuini e cibi del territorio, non cibi dall'altra parte del mondo. Sì, tante volte dite anche di no, nel senso quando non sposa la vostra passione, riuscite? Io dico sempre ci sono dei menù che costano un sacco di soldi con poche cose buone.
se tu vedi che potresti guadagnare di più, però dovresti fare, virgolette, cose un po' non... dite no. Sì, diciamo che il guadagno nell'immediato non è lo scopo, ma questo si raggiunge con gli anni e con la solidità dell'impresa. Quindi rincorrere le mode è la cosa più sbagliata, bisogna ponderare. Comunque. No, deve essere sempre ponderato anche questo, ma quando ci sta, ci sta. Nel vostro ristorante, e adesso parliamo sempre di ristorante, prima di arrivare al tema che magari non ti puoi neanche sbilanciarti troppo come supplente, però ti chiedo, poi vediamo se mi rispondi. Vediamo cosa, dove posso arrivare. Arrivano tanti VIP da voi, giusto? Quando tu vedi questi VIP, vedi delle mancanze? In senso umanitario tante volte o pensi ma vorrei essere io così? Cortina arriva di tutto, VIP, non VIP, politici, non politici. Se devo dire così nell'esperienza, forse ho visto più mancanze nei politici che nei VIP. Ah, ok. Ma mancanze forse... nel rispetto dei rapporti o se vedi che hanno tutto però gli manca qualcosa. Io trovo spesso che tutto sia un eccesso di guardia del corpo, macchine, orari. Dico, una persona che viene in un posto di montagna dove la sicurezza è quasi totalmente garantita già dal posto stesso dovrebbe anche un po' più rilassarsi. Le persone di spettacolo ce ne sono di umane, di umanissime, di amici che ti dicono come va. E poi ovviamente anche lì c'è chi se la tira un po', ma lì fa parte del personale. Quello che non sopporto è il politico se la tira. Sì, che non dovrebbe. L'abbiamo votato noi. Sì, giusto. O io. L'abbiamo messo in quel posto, sì. Di essere. Non dico il nostro servizio. Ti piacciono più i VIP o i NIP? Sì, NIP. VIP vuol dire very, yeah, important, very important person. E NIP vuol dire not important person. È la prima volta che mi fanno una domanda. Qui sul Meisterpunk sono sempre. Non ho grosse. Beh, piacciono tutte le persone, nel senso che se uno si comporta bene, chiede. Se sono simpatici. Alla fine siamo tutti simpatici, sì. L'importante è l'educazione. Siamo arrivati qui e abbiamo visto che hanno lasciato delle immondizie, che è venuto prima di noi. In un posto così. In un posto che dici, guarda, tutto è tenuto bene. Questa non è educazione. Esatto. Ognuno dovrebbe fare la sua parte, se stessa, diciamo. Allora il mondo sarebbe più. No, ma te lo devono insegnare da piccolo. Da loro impari, da grande. Imparare, piegare, o come si dice? Un icing quando non è caldo. Adolfo, adesso arriva una domanda un po'... Ti faccio il confronto, Sasso Dolomitico, Olimpiadi. Cosa ti viene in mente? Mi viene in mente la durezza e la bellezza. La bellezza della Dolomia, sì. La tenacia della Dolomia. Siete contenti di avere in mente? No, io da sportivo sì, molti hanno dipinto sulle Olimpiadi uno show anche negativo. Basta vedere i media cosa hanno costruito attorno alla pista da bob. Io credo nello sport, credo nelle strutture e attrezzature sportive. Chiaro, sulla pista da bob possiamo discutere fino a domani e poi riprendere. Credo che però dietro a ogni sport c'è una storia e questa storia è tramandata
Sì, io sono d'accordo con te che spendono tanti soldi, però io sono anche d'accordo, se posso dire la mia, che Cortina aveva sempre tradizione, avevano le Olimpiadi, aveva una pista di botte, anche giusto, non è che viene costruita una cosa nuova, è sempre stata, giusto? No, sì, fino soldi. A che non è stata chiusa, funzionava. 12 anni fa, sempre funzionata, è stata chiusa con un mondiale di snob acquisito, è stata chiusa per le volontà politiche, è chiaro che chiudendo non si è più aggiornata, non sono più stati fatti investimenti, poi il tornaconto non è un tornaconto economico diretto, è un tornaconto economico indiretto che si spalma su tutte le attività del paese, poi si decide dove fare marketing, come farlo. È chiaro che si può fare un ospedale con quei soldi, però se sono destinati a fare la pista da bob e non diversamente, io da Pinese un pezzano dico ben venga la pista. Domanda privata che tutti possono fare. È orgoglioso di così. Ho un maschio e una femmina. Sei un nonno felice. Un nonno felice con un nipotino. Vorrei esserlo di qualche nipote in più, ma arriveranno. Sono doppiamente orgoglioso perché i miei figli hanno scelto di, insieme ai loro due cugini, di restare in azienda, di ampliare l'azienda, quindi diciamo che quello che ho seminato insieme a mio fratello non è portato via. Bello. Quindi la storia va avanti. Sì, senza forzatura, ma va avanti. Poi potremmo prevedere da qui a 30 anni. Vediamo. Allora adesso ti prendi il tempo con tua moglie. Promesso. Sì, long. Ascolta Adolfo, una domanda prima che arriviamo sulla tua sul tuo aneddoto. Perché non voglio stressarti molto, ti ho promesso che non ti stressi molto. Come se tu domani mattina ti dicono Adolfo c'ha un buonissimo ristorante, ha fatto questo con suo fratello, ha fatto Coppa del Mondo, è presidente dello Sci Club Cortina, adesso dobbiamo fare lo sindaco. Come vorresti che sia Cortina in futuro dopo gli Olimpiadi? Bagnano. No, era una battuta. No, Cortina deve recuperare un po' di terreno. Io ho seguito la candidatura per i mondiali, ho seguito i mondiali, tutto è stato messo in piedi per l'evento sportivo in sé, certo, importante, importantissimo, ma per riportare Cortina, diciamo, una parte di servizi e di manchevolezze, di tornare a tappare qualche buco che forse le amministrazioni si erano dimenticate di tappare, attraverso l'aiuto di finanziamenti, di commissari, di strade preferenziali. Quindi da cittadino che va anche a piedi abbastanza, un paese torna a piedi e si rende conto che ci sono degli sporchi, degli opportuni che probabilmente non sono tenuti sotto controllo, forse per mancanza di persone. Ecco, io vorrei più attenzione anche al dettaglio, il marciapiede che si rovina, l'erba non falciata, l'immondizia lasciata in giro, qualcuno che controlla e dice questo bisogna fare. E poi, se vuoi, magari un servizio al turista un po' migliore per il traffico, attraverso una viabilità migliorata, ma soprattutto servizio pubblico efficiente, capillare anche nei villaggi. È chiaro, tutte cose che costano, tutte cose che poi vanno più vivibili o più turismo? No, devono essere servizi che portano beneficio al turista e al cittadino nel momento di alta stagione e che rimangono per il cittadino per essere sul territorio nel momento di bassa stagione. Ovviamente i servizi devono essere un po' a fisarmonica e si ampliano per i costi.
È innegabile che una persona anziana può prendere la sua macchina e se ne va ad avere un servizio che gira nei villaggi molto particolare anche come campista. Adolfo, io quando vengo a Però Cortina, non voglio sostituirmi al sindaco. sì, avete sentito, Cortinesi non vuole cambiare. Assolutamente no. Tu pensi che in futuro il niente è il lusso del futuro? Il lusso del futuro e anche del presente è il tempo, perché più passano gli anni più ti rendi conto che ha un valore immenso. E quello che non acchiappi oggi non puoi continuare a pensare di dire l'acchiappo domani. Quindi compatibilmente col lavoro, con la necessità di guadagnare, con la famiglia, ma dedicare qualcosa al lusso del tempo, un giro in bici, una camminata, un Esatto, giro di vivere il notte. momento. Ma sì, non vale la Eh sì. pena sacrificare tutto. Arriviamo alla tua storia, non aneddoto. Ti ho detto, pensaci, cos'è che... Allora, io ho pensato un po' quando tu mi hai detto preparati. Ho pensato alle cose che mi hanno emozionato nella vita, così ho scavato un po' e ho trovato un'emozione che mi ha dato la mia famiglia, la Sì, famiglia sì. di mio papà. Nel 2006, mio papà è stato prigioniero nella seconda guerra mondiale in Russia per 5 anni. Aveva 18 anni quando è andato in guerra, è tornato quando aveva 23 compiuti. E mi ha sempre detto: io non tornerò mai di là, io dove ci sono i russi non voglio andare, io ho paura del comunismo. E ce l'aveva proprio fissa. Però nel 2006, con tutti i cambi che ci sono stati, abbiamo organizzato, sono riuscito a convincerlo di organizzare un viaggio in Ucraina, in Crimea, dove lui è stato prigioniero 4 anni. E per farla breve, siamo arrivati in Crimea, a Sebastopoli, lui è stato 4 anni e mezzo lì. Non riconosceva più i luoghi, però avevamo una guida e in base ai suoi racconti, la guida ha detto: ma sì, forse dovrebbe esserci ancora quello stabile, perché lui si ricordava dove c'erano le baracche dei concentramenti, e poi si ricordava di questo stabile, che era uno stabile della Marina. E fatalità, siamo arrivati, questo stabile adesso è dedicato all'università, e il momento più emozionante è quando lui è partito, già 82enne, su per una scalinata e ha cominciato a ricordarsi, mi viene un po' l'emozione. Bello, 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 bello. E come si fa a dire, ecco là, si scava, i cinesi che mi amano lì. Ecco, questa è stata un'emozione veramente che mi ha toccato, questo diciamo, Bellissimo, anzi, è stato un è regalo a tuo stato, papà, anche se secondo me, ha fatto un regalo alla mia famiglia, ai miei figli, sì, sono riuscito a portarmeli dietro perché è una lezione. hanno capito cosa vuol dire, insomma. Non essere liberi. E anche oggigiorno è molto importante essere liberi di se Se stessi. vediamo cosa succede in giro per il mondo, Sì. capiamo che vantaggio abbiamo a non essere coinvolti e non dover andare Esatto. più in guerra. Bella storia, Adolfo. Prima di finire con le Traurig nostre... und nicht traurig. No, ma bello, bello. Sono le emozioni che contano oggigiorno, anzi, sono queste le storie che mi piacciono qui a questa panchina del Sacrestano, come ha detto Gianluca. Sì, perché che è la panchina è proprietario di questo del Sacrestano della Chiesa, per quello si chiama Mesner. Prima di finire con le ultime due domande, ho sempre scelto due parole che hanno a che fare con emozioni. E vorrei che mi dici qualcosa di significato che possa essere per te. Generazione, prato verde. Difficili domande. No, inizio dal prato verde. Sì, ok. Per me vuol dire rilassamento per la mente e gli occhi. E se posso camminarci sopra scalzo, felicità. E generazioni? Generazioni vuol dire il passaggio della storia.
vuol dire non dimenticarsi quello che è successo, riuscire senza distorgere a tramandare quello che è successo. Io, mia mamma di 96 anni, che ogni giorno mi racconta qualcosa del passato. Che hai già ascoltato più volte. Però probabilmente qualcosa riesco a tramandare alla mia generazione, poi quella futura. Quindi, la storia. Generazione vuol dire storia per me. Bello. Adolfo, un desiderio e un sogno che hai? Desiderio non ne ho particolari nel cassetto. Il desiderio è di far bene quello che sto facendo, di riuscire a concludere magari l'avventura di da presidente, magari in tantissimi anni, vedere qualche ragazzo che corona il suo sogno di andare in nazionale, di vincere, che no? Aspetta, mi hai detto un sogno? Un sogno. Un sogno. Forse sogni non ho più nel cassetto. Ma scusa un attimo, sei mai detto che hai sognato di parlare in inglese stanotte e poi ti sei svegliato? Vieni un tocco. No, l'inglese è la mia palla al piede. Ah, ok. Anche un vizio. No, vabbè, questi sono sogni piccoli, dai. Sì. No, cosa vuoi? Il sogno di star bene, ma questo non serve sognarlo, è un... Tempo, natura. Sì, sì, la vita che va così, Gesù. Poi... La slam gate. Adolfo, bellissimo panchina qua, il Meissner Panki. Jetzt machen wir zu, und du sprichst ein bisschen Deutsch mit mir. Ja, und jetzt finiamo in italiano, poi dopo salutiamo i tedeschi. Ti do la telecamera libera per i nostri amici del Meissner Park, di dargli un pensiero motivante per questo fine settimana. Cosa mi puoi dire? Perché questo fine settimana? No, perché io il Meissner Park lo faccio sempre di venerdì e poi, sai, i nostri amici lo guardano e un motivazione sfidante. Guarda, la motivazione, la prima è che ti prendi mezz'ora di relax, ti guardi dentro, e nonostante laggiù ci sia una città, qui c'è tranquillità, questo sì. È già una motivazione per venire qui. Poi dialogare, parlare con te è sempre piacevole, hai molti amici, questi anni mi hai fatto conoscere tante persone, abbiamo collaborato a tutti gli eventi, quindi da cosa nasce cosa, venite, sedetevi qui che ve ne andrete sviluppati con qualche evento. Grandissimo. Adolfo, prima che ci salutiamo, tu sei il mio hero of the day. Attention. Oggi? Questo magari lo metti anche al ristorante, così capiscono subito che... Così non mi danno più la mancia. Sì. Grazie Claudio. Niente, cari amici, prima che noi ci salutiamo, il pensiero motivante era prendetevi mezz'ora di tempo al giorno e gustatevi il tempo. È sempre lo stesso cosa che io dico, il tempo è oro per se stessi. E state felici. Una cosa che mi è piaciuto molto, andate scalzi sul prato, assorbite l'energia del prato. I bambini devono andare scalzi, giusto, perché fa bene per lo sport. I bambini di adesso vanno scalzi sul divano e da lì non imparano niente. Grandissimo, questo è bellissimo. Adolfo, danke schön. Danke dir. Hemen. Bis nächste Mal. Non era così... No, mezzo te. Mezzo te. Adolfo e io vi salutiamo dal Meissner Park. Andate a gustare una volta le cose buone alla Baita Fraina. Questo non era concordato, No, però ci vuole. Vedrete che bel posto.
E comunque vi salutiamo, buon fine settimana, ciao a tutti. Un saluto a tutti, ciao.